la ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video con Mazzetes. Quest'oggi, come potete vedere, non c'è Mindtest, come avevo già annunciato sulla pagina Facebook, perché a causa dell'aggiunta delle nuove mod ho dovuto cercare di risolvere un paio di problemini e di conseguenza sto ancora, tra virgolette, lavorando per voi. Vi porto nel frattempo un video di un gioco che vi avevo promesso dal primo video di questo canale, che è The Battle for Wedgenut, che è un videogioco multipiattaforma strategico a turni, di cui oggi vi presenterò l'esercitazione per farvi vedere un po' com'è questo gioco e per vedere se per caso vi interessa, se per caso siete interessati a una serie su un videogioco simile, diciamo. Allora, innanzitutto ci fanno scegliere il personaggio, scegliamo Conrad, che non lo so perché io sono un maschietto, allora un maschietto. Benvenuto al mondo di Wedgenut, per questa esercitazione giochi come Conrad e ti trovi nella fortezza qua. Tra l'altro scusatemi, ma ho un po' di tosse, ma preferivo comunque fare il video perché sennò chissà quando lo faccio. Ti trovi nella fortezza mentre il tuo maestro Delphador si trova sulla riva orientale del fiume. Apparirà, eccetera, fai il clic con il tasto sinistro. La zona in cui si può muovere è evidenziata. Vedete, questa è tutta la zona in cui si può muovere il nostro Conrad. Questa è qui, anche più in basso, però adesso non me lo fa scorrere. Muovi Conrad vicino ad Delphador. Qua, ci sono anche i passettini. Buongiorno Delphador, è giunta l'ora di imparare a combattere? Oh, vediamo. Beh, hai trovato un orco da farmi combattere oppure un troll? Silenzio, evocherò un nemico che tu possa affrontare. Questa Quintana! Una Quintana? Vuoi che combatta con un fantoccio? Giovanotto, hai 32 punti di resistenza e una spada, sono abbastanza sicuro che vincerai tu. Per attaccare la Quintana prima devi selezionare l'attaccante Conrad e poi il bersaglio. La Quintana vedrai una descrizione sui dettagli dell'attacco, quando farai clic su ok Conrad attaccherà. Quindi lui, attacchiamo la Quintana, spada. Ecco, in pratica qua vediamo già una piccola schermata del duello, in cui siamo livello 1, livello 1, umano meccanico, legale neutrale, in più i punti ferita 32, 9, mentre lui 57, punti esperienza 28, mentre lei 500. L'arma, ne abbiamo una spada con 80% di possibilità di andare a segno, che il corpo vada a segno, 3 attacchi ognuno da 6 danni, mentre lei ha 5 attacchi ognuno da 3 danni con il 70% di possibilità. Volendo uno può anche fare il calcolo dei danni per vedere la probabilità di danno del nemico e nostro. Ehi, questa Quintana risponde agli attacchi. Forse avremmo dovuto cominciare con una bambola. Mi devo ritirare? Buona idea. La crocina metallica vicino a Delphador significa che se fosse ucciso la partita sarebbe persa. Lo stesso cadrebbe se il tuo condottiero Conrad cadesse in battaglia. Questa coroncina qua. Sfortunatamente hai usato tutto il tuo turno per attaccare la Quintana. Ora ovviamente tocca alla Quintana. Cosa? Quel fantoccio è il suo turno? Che domanda, è una Quintana magica. Ora questa Quintana ha 5 possibilità di colpirti, ciascuna con un danno di 3 punti ferita. Se andrà a segno ogni volta perderai punti, andando da 17 a 2 punti ferita. Preparati. Speriamo di no. Fai clic su fine turno oppure contro lo spazio. Ecco, ci ho colpito sempre. Ai, ho bisogno di cuore, mi sono rimasti solo altri 2 punti ferita. C'è un villaggio sull'altra riva del fiume, entrare nei villaggi è sempre una buona idea e se finisci il turno in uno di essi recupererai un po' di energia, dovresti ritirarti là. Quindi andiamo qua nel villaggio. Hai catturato un villaggio, ora su di esso sventola la tua bandiera, che è quella rossa, perché noi siamo i rossi. Ed è stato aggiunto il totale dei tuoi villaggi, l'icona con la casa in cima allo schermo. Mostra quanti villaggi controlli, questo, 1 su 4, perché qua ce ne sono altri 2 e sopra ce n'è un altro. I villaggi forniscono l'oro necessario per reclutare unità, ad ogni turno ricavi 2 monete d'oro, più un'aggiuntiva per ogni villaggio in tuo possesso. Fine turno. Stai per recuperare 8 punti ferita, ma penso che ti serva aiuto contro quella Quintana. Recluterò degli elfi. Ottima idea, se ritorni alla fortezza potrai reclutare 2 unità e abbastanza oro per farlo. Hai recuperato 8 punti perché era nel villaggio. Andiamo nella fortezza. Ogni volta che ti trovi in una fortezza puoi reclutare negli esagoni castello attorno ad essa. Cioè questi. Facendo clic col tasto destro e selezionando recluta. Per questa volta avrai a disposizione solo un tipo di unità da scegliere. Selezionala.
Poi vi racconto una cosa che vi farà molto ridere, ma che a me ha fatto mettere le mani tra i capelli. Guardate, se facciamo recluta, no, si può fare anche con Ctrl R. Io ho il comando per mettere in pausa la registrazione con Ctrl R. La scorsa volta che ho provato a registrare questo video, ho fatto Ctrl R e ho continuato a parlare a vanvera per tutto il video, perché ho messo in pausa reclutando un'unità. E quindi tipo mi è infinito tempo perso. Le unità appena reclutate non possono fare nulla al turno in cui appaiono, le potrei controllare durante il prossimo. Dopo questo messaggio potrei muovere il mouse sopra un'unità per vedere la sua descrizione sulla destra dello schermo. Un elfo combattente. Vedete, è tutto grigio perché non può spostarsi. Si può spostare solo tra due turni e arrivare fino all'altra tre. Qua giù in quattro? No, sempre in tre. Sempre in tre, wow. Comunque, un elfo combattente, neutrale, ha 5 mosse, all'attacco sia con la spada ravvicinato che a distanza con l'arco. Fine turno. Ehi, la Quintana ha appena recuperato 2 punti ferita, sarà meglio attaccarla subito. Sì, se un'unità non fa niente per un turno guarirà lentamente, ma prima di mandare i tuoi combattenti contro la Quintana devi sapere che hanno 2 tipi di attacco. Dirò loro di usare l'attacco che provoca più danni. E quale sarebbe, la spada 5-4 o l'arco 3-3? Credo che lo scoprirai un giorno. Allora, noi iniziamo con l'attacco spada. Lei reagirà con la mazza. Io so già qual è quello più conveniente, però adesso vi faccio vedere un attimo, no? La spada fa più danni, però la Quintana si è difesa con il suo attacco, con la sua mazza, no? Mentre l'attacco a distanza, come ci dice il nostro buon Delphador, lei non può reagire perché non ha un attacco a distanza. Di conseguenza, attaccando a distanza facciamo meno danni, perché possiamo farne al massimo 9, mentre qua ne potevamo fare 20. Però non subiamo danni. Il tuo elfo ha usato un arco, un attacco a distanza, cioè 3 punti di danno per 3 attacchi. La Quintana non possiede attacchi a distanza, ma solo da mischia, quindi non ha potuto difendersi. Termina il turno e poi attacca di nuovo. Legildoriand. Comunque lui, Legildoriand, vedete? Legildoriand. La Quintana è distrutta e ho guadagnato esperienza! Sì, guadagni esperienza mediante la battaglia, specialmente uccidendo un avversario. Quando avrai abbastanza esperienza diventerai più potente. Ora, Conrad, ti lascerò con altri fantocci per far pratica. Dopodiché abbiamo del lavoro vero da fare. Questi fantocci attaccano solamente se sei nei riquadri immediatamente vicini a loro. Con un po' di attenzione dovresti riuscire a ucciderli uno per volta. Facciamo giusto un paio di turni qua per vedere come gira qua la storia. Questo è il turno successivo. Questo gli puoi programmare il movimento per il turno successivo. Questo posso spostarlo in qua. E reclutiamo altri 2 elfi combattenti. Muoviamo Conrad qua, così abbiamo più soldi. E passiamo il turno. Allora, io temo che non riusciremo a fare molto qua. Allora, beh, innanzitutto questo lo sposto. Questo no, non riesce ad arrivare là. Questo? Che casino, vabbè. Sì, Conrad lo mando qua, dai. Facciamo passare il turno. Prendiamo un sacco di danni da questa Quintana magica. Questo è meglio farlo ritirare. No, vediamo se può ucciderla. Lo lasciamo qua. Quanto è ancora? Di vita 4. È meglio farlo uccidere da questo. Ok, questo lo ritiriamo un attimo qua. Conrad torna a casa. Torna a casa, Conrad. Detto questo, quanto esperienza ha? 9. Ok.
Fine turno. Sì, ogni villaggio che possiedi può supportare una singola unità senza rimetterci nulla. Sfruttando il numero di tuoi villaggi, ogni unità ti costerà una moneta d'oro per turno. A questo bisogna stare sempre molto attenti, perché in caso di poche unità, diciamo, è molto problematica la situazione. Cioè, in caso di pochi soldi e avere troppe unità è problematica, perché appunto non riesci poi a far fronte alle spese. Questo ci arriva là? No. Facciamolo muovere in qua. Sì, là ci dice, se prendiamo abbastanza esperienza con un personaggio, quello potrà salire di livello. Questo riesce ad arrivare? Facciamo attaccare da qua, ma ci darà un sacco di penalità, perché attaccare dall'acqua è penalizzante. Perfetto, non l'ha attaccato lui. Meglio. Allora, a questo gli faccio attaccare questa, perché se vado contro l'altro rischio poi che me lo uccida. Perfetto. Allora, uno. Due. Tre. Sì, passiamo al turno. Però lo sto lasciando là, perché così viene curato. A questo punto mettiamo lui qua, così liberiamo quello spazio là per questo. Così la quinta non se ne va più da nessuna parte. Facciamo vincere lui. Chi era quello che... Ah, leggi l'Old Dorian, quello là, questo qua. Vai! Grande! Ne ha uccise due. È tipo il nostro campione, per forza. Fine turno. No, penso di aver capito. Vittoria, dopo la notifica della vittoria, la mappa verrà mostrata in grigio per indicare che lo scenario è finito, ma ti sarà possibile esaminare le posizioni finali, lo stato delle truppe ed anche gli eventuali nemici sopravvissuti alla battaglia. In gergo si chiama modalità ritardata. Una volta che avrai terminato di esaminare tutto, premi il pulsante termina scenario per continuare col prossimo scenario della campagna. Vedete, così, no, tu puoi vedere, ah, guarda, lui aveva ancora quelle unità, ok, io avevo ancora questo. Però qua non c'è niente. No, non voglio sovrascrivere niente. Ehi, Galdrad, che essere evocherà questa volta Delphador per suonarmele? Uno stormo di spaventapasseri? Non è un gioco, Conrad. Gli orchi si sono accampati oltre al fiume. Questa è terra degli elfi. Sono pazzi a sconfinare. Noi elfi siamo veloci e difficili da colpire nelle foreste. Devi sconfiggere il loro condottiero, così non ci proveranno più. Io ti darò dei consigli. Che cosa devo fare? Per prima cosa dovremo affrontare la recluta di orco che si trova in mezzo al fiume. Dovrebbe essere un problema di facile soluzione. Per allora il loro condottiero, questo qua, avrà reclutato delle unità da inviare contro di noi. La vera battaglia avrà inizio. Guarda questa acqua blu scura, è troppo profonda perché le due fazioni possano attraversarla. Gli orchi potrebbero girarla passando attraverso le acque basse di colore blu chiaro ad est, ma noi staremo sulla riva, costringendoli a combattere dall'acqua, dove sono più esposti, mentre noi saremo protetti dalla foresta. L'attacco più probabile quindi è sul ponte. Quest'isola centrale è la chiave. Ha un villaggio per curare le unità ferite. È una foresta dove noi saremo avvantaggiati. Per iniziare ci servono alcune unità: due elfi combattenti, due elfi arcieri, una sciamana.
Durante l'esercitazione, Legil Dorian ha guadagnato 19 punti esperienza e Sor ne ha guadagnati 11. Sarebbe meglio che tu li richiamassi in modo da far loro guadagnare più esperienza al posto di reclutare nuove unità. Allora, richiamiamo Legil Dorian. Legil Dorian. Boh, mi sembra sempre un nome diverso. Richiamiamo Sor. Possiamo anche poi richiamare gli altri, però lui ci ha detto di prendere qui degli arcieri, quindi reclutiamo Erforciere. Oh, ops, mi stavo spiegando del... Vabbè. Eonwheel ha due caratteristiche, veloce e resistente. Veloce significa che può effettuare uno spostamento di una casella in più per ogni turno, mentre resistente significa che ha dei punti ferita in più. Infatti, come potete vedere, vabbè, adesso qua mosse 07, mosse 06, mentre era veloce e resistente, quindi ha più punti ferite, 33, mentre lui ne ha 30. Recluta la sciamana. La sciamana è un'unità piuttosto debole, ma ha l'abilità di curare le unità che le sono accanto. Ha anche un danno speciale che permette di rallentare i nemici, diminuendo il danno che causano. Quindi devo terminare il turno? Nessuna dell'unità che hai reclutato può muoversi, ma tu lo puoi fare. Il mantenimento dell'unità costa 5 monete d'oro, lasciandoti con 3 monete d'oro più povero per turno. Devi incrementare le entrate. Quindi andiamo qua. Bene, Conrad, hai imparato. Il villaggio ora rifornisce un'unità e paga una moneta per turno. Ora stai perdendo una sola moneta per turno. Comunque vedete, lei ha solo 31 punti ferita, in più ha degli attacchi abbastanza... che fanno poco danno, perché ha un bastone 3-2 e un intrappolare 4-2. Ecco, ora è il turno del nemico. Gli orchi recluta non hanno degli attacchi a distanza, quindi usa gli arcieri contro di loro. Questi sono gli orchi recluta. Allora, io innanzitutto farei scendere questi qua giù. Eccellente, gli elfi sono ben protetti nella foresta. C'è solo una possibilità del 30% di colpire un elforciere quando si trova in una foresta. Poi lui non ha proprio nessuna possibilità di colpirci perché ha attacchi ravvicinati. Cioè, esatto, qua non può reagire, potrà solo attaccarci il turno successivo. Adesso ci dice, fai arrivare là il combattente, si muoverà in due turni, ok. Invia l'altro combattente e la sciamana a sud affinché possano attaccare nel prossimo turno. Quindi ritorna alla fortezza per reclutare nuove unità. Uno. E la sciamana la metto qua per cercare di curare quello là. Tanto da qua dall'acqua non si può passare. Cioè sì, in realtà si può passare, ma è comunque molto sfavorito se lui va nell'acqua. Poi no, non può passare perché c'è la mia zona di influenza comunque. Recluta un secondo arciere e un combattente. Allora il combattente lo recluto qua perché ha meno movimenti, mentre l'arciere lo posso reclutare anche tipo qua. Non ho più soldi per reclutare. No, non ho più soldi per reclutare. Questo è spesso un problema ed è il motivo per cui è importante occupare i villaggi. Porta Conrad su un altro villaggio. Ecco qua. Termina il turno. Ah, lui si sta ritirando. Questi si muovono. Questi hanno un movimento molto veloce, ma non hanno attacchi a distanza. L'orco sta bloccando il ponte, dobbiamo occupare quell'isola prima che i cavalcatori di lupi riescano a raggiungerla. Le nostre unità non si possono muovere attorno a lui? No, una volta che ti muovi vicino a un'unità nemica entri nella sua zona di controllo e non potrai muoverti fino alla fine del turno. Per muovere le tue truppe fino all'isola senza essere impedito dall'acqua dovrai uccidere l'orco recluta. Ciò vuol dire che se per caso io da qua voglio passare qua, devo prima arrivare qua, poi spostarmi qua, poi spostarmi qua, poi spostarmi qua e poi andare oltre. Perché spostarsi dentro la zona di controllo ti limita il movimento. Non posso passare qua, diciamo, no? Perché dovrei prima passargli davanti qua. Attacca l'orco con un arciere. Allora, vediamo se riesco a... non riesco a portarli abbastanza vicino, però, eh. Beh, lo attacco dal ponte.
Nessun'altra unità può raggiungere quell'orco. Spero che la mia arciere elfica sopravviva al contrattacco. Sarà meglio che mi impadronisca di più villaggi e al prossimo turno muova tutti quanti più vicino. Bene, se la tua sciamana rimane alle spalle di quell'unità sul punto, la curerà all'inizio del prossimo turno. Infatti adesso mandiamo la sciamana dietro questo arciere. Mando questo arciere qua e il combattente qua. Mentre questo... ah no, quello non posso. Qua manderei un elfo laggiù a difendere questa zona qua, perché so che mi attaccheranno da quella parte. Ah, però questo... aspetta, annulla. 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 Così prendiamo due villaggi che non fanno mai male. E mi stavo dimenticando di prenderli. Ma è importante prenderli, altrimenti... ecco. Hai occupato tutti i villaggi attorno alla fortezza, ma non ti allontanare, così potrai reclutare altre unità. E anche perché se si allontana questo qua e viene ucciso e perdiamo, quindi è meglio da tenerlo là. Fai avanzare le altre unità, conquista il villaggio e termina il turno. Fatto. Non scordarti che il combattente destro, puoi muoverlo a sud verso l'ultimo villaggio vicino al canale. Dobbiamo occupare quel villaggio, altrimenti lo occuperanno loro durante il prossimo turno. Muovi una tua unità sul villaggio per impedire agli orchi di catturarlo. Qualunque unità tu scelga verrà anche curata dagli abitanti del villaggio. Allora io manderei questo, perché ho bisogno di cure. Poi manderei la sciamana qua. E manderei questo qua. Quello non arriva. Ora metti una delle tue unità non ferite, meglio un combattente, in quella piccola foresta a sud-est dell'isola. Un ottimo punto da difendere, ma non credo che riesca ad arrivare. Una sola unità può sopravvivere contro tutti questi nemici. Con un po' di aiuto, sì. Se muovi la sciamana vicino a un'unità in difesa, la curerà di 4 punti ferita per turno. Fai attenzione a non esporre la sciamana agli attacchi, è piuttosto debole. Però questo punto non ci arriva. Ma manco quello. Sono un po' nei casini, Sono un po' nei casini, perché se ci occupano quell'ambaradà siamo incasinati. E teniamo la sciamana sperando che non ci muova. Che non ci muoia. Ah no, fortunatamente credo che non ci attacchino ancora questo turno. Ah no, ecco, scherzando. Sono alto di difesa là. Aia. 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 Attenzione, è arrivata la notte. Gli orchi sono caotici. I loro attacchi sono il 25% più forti durante la notte e il 25% più deboli durante il giorno. Tu sei legale, ossia più forte durante il giorno. Gli elfi invece sono neutrali, non sono influenzati dal periodo del giorno o della notte. Qua ti dice semplicemente, guarda, qua puoi vedere il periodo del giorno e ti dirà chi è in vantaggio. Qua ci dice legali meno 25, neutrali più 0, caotiche più 25, liminali meno 25. Oh, portiamo questo qua e l'arciere qua. A questo punto switchiamo la sciamana, la mettiamo qua. Mettiamo un arciere qua e attacca quel ragazzoccio là. Poi mandiamo un elfo combattente, un elfo combattente. Reclutiamo degli elfi arcieri che per questa battaglia in particolare, per questa qua, sono fondamentali, perché gli altri sono quasi tutti con solo... c'è quasi tutta la sciamana. Però se la mettono nel villaggio comunque sposta gli attacchi. Ricordati di far ritirare le unità ferite nei villaggi. I guaritori possono far recuperare 4 punti ferite da volta. I villaggi invece possono far guarire 8. Allora, qua facciamo...
Questo lo sposto qua, questo lo sposto qua. Questo... Aia. Non posso mandarlo là perché c'è... No, 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 no. Mandiamo via questa, ok. Facciamo scendere questo. Però questo devo lasciarlo qua per forza, perché sennò mi... Ok, credo sia tutto quello che posso fare, purtroppo. Ah, lui si può muovere ancora di uno, meglio ancora. Questi è meglio non spostarli, perché così mi attaccheranno mentre sono in svantaggio. Ah, io posso muovere. L'unità cerca un'uccisione dall'avanzamento di livello, non lasciarla morire. Ah, è avanzata di livello. Può scegliere a questo punto, l'elfo arciere può scegliere di trasformarsi in elfo ranger o in elfo tiratore scelto. L'elfo ranger ha la possibilità di fare l'imboscata, quindi vuol dire che ha più danni quando è nelle foreste. E ha punti ferita 43, punti esperienza 72, mosse 6, ha la spada 8-3 e arco 7-4. Mentre questo è a meno punti ferita, a meno punti esperienza, ha lo stesso numero di mosse, ha meno danno da ravvicinato perché 7-2 contro un 8-3, però molto più danno da distanza perché oltre al posto di 7-4 ha 9-4, che è parecchio, cioè 2x4 può fare un totale di 8 danni in più, e in più ha il tiro di precisione che ci indica che ha la probabilità del 60% di prendere il suo bersaglio quando attacca con l'arco. Quindi io lo farò tiratore scelto perché abbiamo molto bisogno di unità arcieri. L'avanzamento di un livello mi ha guarito completamente. Ho sempre una possibilità del 60% di fare centro con la mia abilità di tiratore scelto e causerò 9 punti ferita per ognuno dei miei 4 attacchi. Utilizzami per eliminare le unità più difficili da abbattere. Perfetto, anche quello se n'è andato. Fai attenzione agli orchi che stanno attraversando il fiume. Se riuscissero ad arrivare alla foresta sarebbe poi difficile scacciarli. Ma non è un nostro problema perché tanto noi siamo là. Allora, noi facciamo così. Tu vai qua a curarti per forza, perché... Bella, eh? Perfetto, direi. No, è meglio che lo faccio avanzare, quello. Sì, meglio di sì. Allora, facciamo così. Cambiamo questi due. Così lui si cura. Riusciamo a reclutare, sì, un altro arciere. E quanti villaggi abbiamo? Quanta popolazione possiamo avere? Perdiamo uno per turno. Così perderemo due per turno perché abbiamo 10 persone ma 8 villaggi. Però ne guadagniamo comunque 8 per turno. Perfetto, lui è avanzato là, che era quello che volevo facesse. Perché a questo punto è sotto gli attacchi. Sia suo normale che suo dalla foresta. E ha preso altra esperienza, perfettissimo direi. Per non dire ottimo. Ops. Non ho letto cosa mi hai detto. A questo punto passiamo perché questi conviene tenerli qua, questo deve curarsi, quello non può avanzare, non ho soldi per reclutare. Questi curati deve aver usato tutte le unità in questo turno premendo N per passare da un'unità a quella successiva. Se premi spazio puoi indicare che l'unità attuale ha terminato il suo turno e questo evita di spostarla per sbaglio in seguito. Quando N non seleziona più nuove unità puoi terminare il turno con tranquillità.
Allora, a questo punto facciamo scendere l'arciere. No, aspetta, prima facciamo avanzare. Allora, questo prende il villaggio, perché così tolgo soldi a lui e ne prendo in più io. Metto questo qua, anche se potrebbe essere un po' esposto, ma ha la vita al massimo, quindi non dovrebbe essere troppo un problema, diciamo. Faccio scendere anche questo qua. Questa la faccio andare, riesce ad arrivare a... Vabbè, il prossimo turno arriverà al villaggio. E a questo punto non so se reclutare altri arcieri. Sì, uno. Perché non abbiamo tantissime truppe. In questo scenario devi solo sconfiggere il capo degli orchi per vincere. E ci dice le condizioni di vittoria, tipo qua. Obiettivi di scenario. Questi stanno tornando indietro, quello là non so se tornerà indietro anche lui. Se tornerà indietro avranno solo perso tempo, tentando di accerchiarmi senza successo. A questo punto potrei spostare questo arciere qua sotto, tentando di prendere quel villaggio e tendere una semi imboscata a quel ragazzotto. Del tipo, quelli sono combattenti, I need an archer. Così. Muovo questo qua perché se tolgo quello dal villaggio potrebbe riprenderselo. E ora vediamo se riusciamo a porre fine ai suoi giorni. Perfetto! E arriva a 27 punti esperienza. Questo ora lo facciamo avanzare qua, per difendere ancora meglio la situazione. È molto importante il fatto di avere i soldati vicini, perché così si possono offrire supporto a vicenda. Inoltre la zona di controllo diventa molto ampia, perché qua tutta la zona di controllo è questa qua. In questo modo io sto impedendo loro di passare di qua, che è la zona più veloce da attraversare, perché nelle foreste è più lento il passaggio, diciamo, e si occupano più punti di movimento, se non sbaglio. A questo punto conviene cercare di accerchiare anche quest'altro nemico, nonostante lui abbia parecchi danni con l'ar... Allora, lui ha 5-2 pugnale, 7-3 arco, 9-2 arco. Se io lo attacco con l'arco mi va 7-3. Forse converrebbe con la spada a questo punto, Quindi combattenti. Occupiamo questo villaggio, così lui avrà pochissime monete per turno a questo punto. 8.33, se gli faccio... Speriamo. No, non è morto. A questo punto... Perfetto. Mi era abbastanza necessario, diciamo. Questo lo posto qua perché così è più vicino. La sciamana, che è abbastanza curata, può tornare in giù. Questo arciere può cercare di raggiungerci. E passiamo al turno. Ricordati di reclutare le unità adatte alla situazione. Le arcieri sono particolarmente efficaci contro le reclute d'Olco, il cavalcatore di lupi e il loro condottiere. Allora, mettiamo la sciamana qua, così può curare quelle unità. Questa è una situazione molto svantaggiata, per cui io posso cercare di fargli parecchio danno, ma ci conviene di più fargli danno con un combattente. Perfetto. A questo punto questo lo faccio riunire a loro e facciamo un'avanzata tattica, per cui metto lui che ha maggiore difesa corpo a corpo sul villaggio, perché se cercasse di attaccarcelo gli sarebbe più scomodo. Occupa il bosco e tu
vai qua dietro. Questi a questo punto ci restano abbastanza inutili, perché per far fare loro il giro ci metteremmo un po' troppo tempo. Però sì, ci ha detto che è pericoloso stare nell'acqua se ci sono i nemici vicino. Sì, questa onda qua è un po'. È un po' nei casini. Perfetto. Ora tu, non riesci ad avanzare perché c'è l'altro davanti, naturalmente. Questa è meglio che si ritiri là. Allora, sciamana, vai qua e tu vai là. Tu invece vai qua. Tu resta vicino alla sciamana. Tu invece, arciere, vai qua. Arco. Poi tu arciere, arco. Se per uccidere il loro condottiero un'unità che lo finirà guadagnerà 16 punti esperienza, perché il suo livello è 2. Sceglie con attenzione un'unità da usare. Ma tanto adesso non posso ucciderlo comunque. Ah, una tattica potrebbe essere anche quella di occupare la fortezza. In questo modo non potrà più reclutare truppe fin tanto che non sarà appunto stata uccisa l'unità che è in quel punto. Perfetto. Hai vinto! Ora potresti provare una delle due campagne per principianti, come la Guardia del Sud, un'incursione orchestra, le storie dei due fratelli o l'Re del Trono. La Guardia del Sud è stata progettata in modo specifico come campagna per principianti. Conrad, Lysar ed Elfador sono personaggi di L'Re del Trono. E sei uscito vincente. Adesso c'è la modalità in cui vediamo tutte queste cose qua. Tra l'altro io ho ucciso tutti i nemici, però era indifferente, potevo tranquillamente lasciarli e uccidere semplicemente il capo. In alcune campagne in cui si hanno pochi turni è la strategia migliore, però quando non si hanno limiti di tempo io preferisco sempre prima ridurre l'oro e le unità del nemico al massimo, in modo da poterlo affrontare tranquillamente, perché il condottiero solitamente è un personaggio comunque che fa parecchi danni e ha parecchia vita, diciamo. Detto questo, il video credo che sia venuto parecchio lungo, però spero che vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto il video. Mettete un mi piace, mettete un commento, perché i commenti sono sempre molto carini. Poi a me piace rispondere ai commenti, quindi scrivetemi un commento, perché no? E poi se volete seguitemi anche sulla mia pagina Facebook, di cui trovate il link in descrizione. Ultima cosa, ho intenzione di cambiare il nome alla serie sul mio canale, sapete, no? È Gaming on GNU Linux, perché sto facendo videogiochi su GNU Linux, sul sistema operativo GNU Linux in questa serie. E ho intenzione semplicemente di abbreviarlo a mettere solo le iniziali, cioè GOGL, Gaming on GNU Linux, e metto nella descrizione metterò Gaming on GNU Linux, perché altrimenti venivano dei titoli davvero molto lunghi e si perdeva di interesse, eccetera eccetera. Quindi questo sarà il nostro GOGL Battle for Wedgenut ITA, e al prossimo video. Ciao.